Gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova edizione degli approfondimenti sul web della Gazzetta Ionica. Siamo arrivati alla decima puntata è un traguardo, perché io non almeno io ci speravo che si riuscisse a fare tante puntate. Comunque, vedremo di fare meglio in futuro. La prima notizia è quella del Parco della Gros, Stamattina a Calvecchio Sicuro c'è stata la riunione del, del tavolo tecnico che doveva redigere e predisporre un documento da presentare poi ai sindaci degli otto comuni della valle come linea guida per quello che si vuole fare di questo benedetto parco della cro Ma diciamo subito sono sorte delle difficoltà. Non tutti gli otto rappresentanti dei comuni sono d'accordo, i tecnici infatti non hanno condiviso alcune scelte del coordinatore eh, Santino Mastroeni, per cui eh, si è redatto un eh, verbale della riunione, che è il documento finale, diciamo così, però a questo documento finale saranno integrate delle eh, considerazioni di ogni tecnico che poi costituiranno il malloppo sul quale poi studieranno i sindaci della Valle. Quello che si vuole fare da subito è una peri la perimetrazione che non è quella che era stata indicata in principio, infatti. Si era parlato di, di un perimetro del, del parco dell'Agro, costituito dai crinali dei due versanti delle colline, poi si era parlato delle strade provinciali, la 12 e la 17, su due versanti, adesso nemmeno questa soluzione sembra eh, sia stata... Eh, gradita ad alcuni tecnici. Per quanto riguarda poi gli interventi da fare, sono tutti d'accordo che bisogna rilanciare la Valle d'Acro eh, salvaguardando la natura, migliorando la viabilità e creando quelle infrastrutture che per adesso non ci sono. Vedremo se si riuscirà a fare qualcosa di buono e qualcosa di positivo. All'incontro di questa mattina, oltre al geometra Santo Mastroianni, che era coordinatore del tavolo tecnico che era stato costituito dal sindaco di Casalvecchio che è il comune capofila, Marco Saetti c'erano l'architetto Cadeno Carigali come rappresentante del comune di Limina, e il geometra Giampaolo Mercurio come rappresentante del comune di Sant'Alessio, l'ingegnere Pietro Mifa come rappresentante del comune di Forza d'Agro. Il geometra Concetto Orlando come rappresentante del comune di Roccafiorida, l'architetto Antonino Santoro come rappresentante del comune di Casalvecchio e il geometra Santino Scarcella quale rappresentante del comune di Savoga. C'erano anche i due eh, giovani professionisti che hanno affiancato nel lavoro di preparazione il geometra Mastroianni, vale a dire l'ingegnere Leonardo Piazza e l'architetto Angelica Scarcella. Passiamo allo svincolo stradale di Santa Teresa di Riva. Ieri l'ingegnere Famulari, che è il vice sindaco di Santa Teresa, con i tecnici incaricati del progetto, vale a dire l'ingegnere Antonio Ferrara, l'architetto Massimo Straguzzi e l'ingegnere Carmelo Trimarchi, sono stati al CAS dove hanno presentato al dirigente dell'ufficio tecnico del CAS, Faraci, il progetto quasi definitivo per quanto riguarda questo svincolato stradale, sono stati accolti i suggerimenti che aveva proposto il CAS. Tutto è andato bene quindi c'è stato il via libera. Adesso il prossimo passaggio è quello di depositare ufficialmente questo progetto, progetto preliminare, e poi portarlo a Roma al Ministero delle Infrastrutture per ottenere il via libera alla progettazione definitiva. Ricordiamo che per lo svincolo stradale di Santa Teresa di Riva si spenderanno 10 milioni di euro, che saranno a carico dei cittadini di Santa Teresa, su un'area che sarà di circa 72.000 metri quadrati, 40 dei quali di proprietà privata, il resto di proprietà del CAS. Parliamo anche della strada di Fondovalle che dovrebbe collegare Santa Teresa all'Abbazia, poi a Passo Murazzo e quindi ad Antillo. Se ne è discusso ieri in, nel corso del, di un incontro qua al Comune di Santa Teresa con i rappresentanti del Proust Valdemone attraverso il quale si vorrebbe in qualche modo arrivare alla realizzazione di quest'opera. Si è giunti alla soluzione che... Bisogna rifare il progetto ex novo, quello precedente che c'era, che era della provincia e che prevedeva la prosecuzione della strada provinciale 17 Santa Teresa Contura da contura all'Abbazia e quindi a Passo Murazzo è diventata carta straccia se dovrà fare uno nuovo che comunque dovrà essere poi sottoposto al vaglio dell'ufficio tecnico del Prusto Valdemone. Certo è che si sono buttati via cinque anni di tempo perché l'ultima riunione, quella del 2010, aveva stabilito che sarebbe stata la provincia a fornire il progetto sul quale poi si sarebbe innescata quella variante per proseguire verso il Passo Murazzo ed Antillo. Non è stato così, pazienza, si ricomincia da capo. Ne parleremo di questa strada per altri cento anni, ne sono sicuro. Metano, parliamo del metano, croce e delizia del caro sindaco di Santa Teresa Cadenot De Luca. Finalmente il governatore Crocetta, il presidente Crocetta ha trovato i soldi per integrare i fondi aggiuntivi che erano stati sospesi in quanto c'era stato il TAR e il CGA che avevano accolto il ricorso di comuni che erano stati esclusi e reintegrandoli aveva mandato in tilt il sistema del, del budget che c'era per i comuni. Adesso Crocetta, nella riunione di giunta che c'è stata l'altra sera a Palermo, e l'assessore Marino hanno preso l'impegno di andare a trovare i soldi necessari per integrare i fondi aggiuntivi. Sono stati sollecitati dall'assessore alla infrastruttura Rino Bartolotta, sembra che la soluzione si sia stata trovata. Naturalmente, adesso aspettano, dicono loro, che i sindaci del dei 15 comuni mandino il cronoprogramma, cioè l'impegno che. Si, si impegnano, scusate il besticcio di parole, si impegnano a completare i lavori entro il 30 agosto del 2015. Completare vuol dire che devono essere collaudati e il gas deve scorgare dai rubinetti delle case dei cittadini dei 15 comuni. Ci riusciranno, questi ritardi che ci sono di questi tempi non depongono bene, ma ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Spostiamoci a Limina dove in questi giorni sono stati festeggiati 133 anni della società operaia nel corso di un'assemblea alla quale hanno preso parte il presidente Antonino Ragusa e il presidente onorario il dottor Francesco Carigali che oggi vanta 84 anni e che è stato sindaco di Limina per 33 anni. In pratica questa assemblea costituisce il punto di partenza per la campagna elettorale che è già in corso a limina, visto che il prossimo anno si vota per le amministrative. Lo scopo della società operaia è di riconquistare Palazzo Municipio, dal quale manca come maggioranza da ben 19 anni. La, comunità, la congregazione delle Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore di Santa Teresa di Riva e la parrocchia Santa Maria di Portosalvo hanno celebrato la professione perpetua, cioè la la presa dei voti, diciamo in termini molto spiccioli, de, di una suora, noti Bersia Bassid, che appunto ha giurato fedeltà a Gesù. La solenne celebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo di Messina, monsignor Calogero Lapiana. Sabato 1 marzo sarà inaugurata la nuova linea di trasporto pubblico Pullman da Santa Teresa di Riva, Misterio a Rimiti. Il, la Regione ha firmato l'autorizzazione a questo nuovo servizio di trasporto pubblico e per Rimiti è indubbiamente un avvenimento, visto che è la prima volta che un pullman di linea arriva fino alla frazione di Casalvecchio Sicolo. Domani, 27 di febbraio, comincia il carnevale a Santa Teresa di Riva con la sfilata dei bambini delle scuole elementari. Il 2 e il 4 marzo, invece, ci sarà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo il corso principale della nostra città. Il comune di Sant'Alessio ha firmato una convenzione con una cooperativa di Roccalumera. Per la raccolta differenziata della frazione tessile dei rifiuti. Quindi, quanto prima la, si raccoglieranno tessuti, vestiti e quant'altro in modo tale da poter differenziare la raccolta. L'ultima notizia riguarda i lavoratori agricoli che hanno subito danni in occasione della grandinata dell'11 ottobre 2013. Il, la Regione l'assessorato dell'agricoltura ha perimetrato. I territori dei comuni di Alia, Litterme, Antillo, Mandanici, Roccalomera, Scaletta Zanclea, Fiume di Nisi, Furci, Itala, Nizza, Messina, Pagliara, Savoca e Santa Teresa di Riva che sono stati colpiti dagli eventi atmosferici. Da qui la possibilità di accedere ai contributi regionali. Bene, con questa notizia è tutto per questa edizione degli approfondimenti della Gazzetta Ionica sul web. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.